Buongiorno a Genova a Diego Fusaro, buongiorno. Filosofo. Filosofo, esatto. Filosofo, insegna filosofia. Allora, questo movimento pagherà un prezzo alto, come alcuni sostengono, da tutto quello che sta accadendo in questi giorni a Roma, oppure no? Oppure vincerà, diciamo così, la teoria fino all'altro giorno? Ripeto, fino all'altro giorno, perché oggi, insomma, le cose sembrano un po' cambiate. Di Battista che dice e questi sono appunto i poteri forti, o comunque sono tutti i meccanismi che si sono messi in moto contro di noi perché hanno paura di noi e quindi proveranno a buttarci giù. Ah, dunque, due considerazioni svolgerei. In primo luogo, trovo francamente poco appassionante tutto il discorso sulla corruzione e la legalità. Certo che è giusto combattere la corruzione e la legalità, ma la corruzione e l'illegalità in questo caso riguardano la società stessa in cui viviamo. Cioè, la lotta contro la corruzione spesso finisce per svolgere una funzione apotropaica, ci fa credere che sia corrotto e illegale il singolo individuo che agisce e ci fa perdere di vista il fatto che corrotta e densa di contraddizioni è la società stessa in cui viviamo, la società capitalistica in cui per legge una banca può portare via la casa a un cittadino, la società capitalistica in cui i trattati europei tutelano le grandi banche e non i cittadini, ancora una volta e così via. Seconda considerazione, io già dissi da tempo che non appena avesse vinto il Movimento 5 Stelle a Roma, per ciò stesso si sarebbe scatenato l'inferno contro di esso. Lo dico non da militante del 5 Stelle, da osservatore esterno, da filosofo della politica, se volete, per il fatto non soltanto che storicamente sempre chi amministra Roma ne esce scornato, ricordiamo qui già ricordato poc'anzi Marino, ma anche Alemanno e così via, ma proprio in ragione del fatto che quello era il banco di prova decisivo per compiere un attacco ai danni del 5 Stelle. Quindi era naturale che si arrivasse a questo esito. Con questo naturalmente non giustifico il caso specifico di corruzione, che è anzi giusto perseguire perseguitare senza remore. Dico però che da questo caso si parte per sferrare un attacco incondizionato al Movimento 5 Stelle, per destabilizzarlo, delegittimarlo e in qualche modo per far passare l'idea che esso sia come tutti gli altri, ecco, sia corrotto quanto gli altri. In fondo da Mani Pulite in poi sappiamo bene che i colpi di Stato, o più in piccolo le destabilizzazioni, utilizzano sempre questo strumento della disonestà, dell'illegalità, per appunto destabilizzare, tirare giù in molti casi chi è al potere. Il 5 Stelle deve, a mio giudizio, andare avanti dritto per la sua strada, chiaramente rimuovendo le persone che hanno commesso l'illecito e però portando avanti la propria politica. È chiaro che il 5 Stelle è inviso non soltanto ai poteri forti, ma anche ai partiti alleati servilmente dello status quo, in primis il Partito Democratico. Il 5 Stelle ha avuto il coraggio finora di indicare come nemico principale il capitale finanziario. Il 5 Stelle ha avuto il coraggio di prendere posizione contro l'Unione Europea dei trattati e quindi è evidentemente scomodo. Non voglio fare l'elogio del 5 Stelle, posso però dire che sul mercato elettorale probabilmente è meno peggio rispetto a molti altri movimenti che, come dicevo prima, sono servilmente posti in maniera genuflessa al cospetto dell'ordine politico dominante. È un po' curioso anche, permettetemi di dire, che alcuni esponenti della sinistra oggi facciano l'elogio del legalismo e della legalità della società capitalistica che fino agli anni passati indicavano come degna di essere rivoluzionata. Dei nemici dell'ordine capitalistico sono diventati i più fedeli cani da guardia del medesimo. Solo per precisare, ma non c'è nessun caso di corruzione in questa Cioè, vicenda. quando si parla di illecito, ancora Sì, diciamo che è certo. tutto da In dimostrare, non è generale. che devono, cioè, No, stiamo perché nella facendo. difesa poi diamo un'accusa più grave, che in No, questo momento nessuno infatti. sta facendo la Muraro né è contemplata in questa vicenda giudiziaria. C'è Però detto questo, un altro Fusaro, tipo ecco, di detto che reato. Come l'illecito dicevo dovrà poc'anzi, io non essere accertato intendevo. eventualmente da chi fa questo mestiere, quindi dai magistrati, io le chiedo, in tutta questa vicenda, c'è un elemento di autocritica che il Movimento 5 Stelle deve fare? Ci sono degli errori, che sono stati fatti oppure no? Appunto, è solamente una guerra che si è Certo, scatenata attorno a loro e attorno alla loro forza. non vorrei essere frainteso, io sono il primo a dire che deve essere punito a norma di legge chi ha commesso l'illecito. Dico però che bisogna fare attenzione a non utilizzare questo caso
come strumento per delegittimare un intero movimento politico, il quale movimento politico ha il dovere di fare autocritica senz'altro e dirò di più, ha il dovere anche di rimuovere nel caso specifico, qualora sia accertato l'illecito, colui o colei nel caso specifico che l'ha commesso. Quindi su questo ça va sans dire. Ciò detto, ricordiamoci che è in atto un uso politico del tutto, come anche logico che sia, con cui si delegittima l'intero movimento, come è sempre stato e come occorre dire onestamente anche in questo caso. Cioè non vedevano l'ora, lo dico in maniera telegrafica e semplicistica, non vedevano l'ora che ciò accadesse per delegittimare un intero movimento politico che per la prima volta sta avvicinandosi alle sedi del potere e passando dalla fase di movimento rivoluzionario a partito di potere.